Ammazza l'orso Pasquale. Com'è cambiato il paese da quando lei era bambino ad oggi? Quando ero bambino il paese era abbastanza popolato, quindi la popolazione raggiungeva i 4.000-4.500 abitanti, quindi si viveva piuttosto a contatto le varie persone, vivevano. C'erano molte attività commerciali, osterie, negozi, generi alimentari, eccetera, quindi si viveva bene anche se le strade per andare fuori erano quelle che erano, però nel paese si stava bene, insomma, insieme. C'era un clima diverso rispetto a oggi? Sì, sicuramente c'era più fratellanza, più amicizia, diciamo pure, perché ci si conosceva tutti, quindi chi frequentava i bar aveva gli amici al bar, ma anche le famiglie tra di loro si frequentavano, se serviva qualcosa, si usciva di casa, si andava a chiedere al vicino, quindi era un modo di vivere proprio a livello umano, possiamo dire. Lei si ricorda anche, diceva, c'erano anche molti negozi, anche qui. C'erano molti negozi. Sì, c'erano negozi, 4-5 negozi di generi alimentari, diverse cantine e poi soprattutto il paese era pieno di artigiani, erano i sarti in gran numero, poi c'erano anche diciamo, i fabbri, muratori, quindi si viveva anche di artigianato. Certo. Quello che voglio dire era l'atmosfera in cui si viveva, quindi era un'atmosfera completamente diversa da quella attuale, anche giusto perché c'è stato un certo progresso, però l'uomo viveva più, diciamo, serenamente. Lei si ricorda da bambino che giochi facevate? Dunque, io mi ricordo prima di entrare a scuola si giocava con i bottoni. Spesso i pantaloni restavano senza bottoni, oppure si giocava con le noci, per esempio sotto le case, un posto di Castiglione, ci si ritrovava per giocare a noci, diciamo, oppure sotto le mura si giocava con le pietre, diciamo noi in dialetto a sciazza, quindi erano giochi, diciamo, un po' particolari, però ci si divertiva in quel modo perché la televisione non c'era, quindi la possibilità di andare fuori, le macchine in paese ce n'erano 4 o 5 del dottore, qualche altro, quindi la vita si svolgeva un po' in questo modo, molto semplice. Com'era il gioco delle noci? Come funzionava? Dunque, il gioco delle noci consisteva che si mettevano delle noci. E ogni concorrente metteva delle noci, faceva il cosiddetto castello e poi ci si allontanava, si tirava una noce per vedere la lontananza e chi stava più lontano tirava per primo sul castello, quindi era più difficile colpirlo, però il primo poteva avere più possibilità, mentre quello più vicino al castello, solo se rimaneva qualcosa, poteva approfittare. E poi vinceva le noci. Vinceva le noci, quindi se uno colpiva la noce e la faceva cadere, era sua. Mentre il gioco dei bottoni. Il gioco dei bottoni si giocava ad avvicinare un bottone all'altro, quindi se tu lo avvicinavi a distanza di un palmo circa, se ben ricordo, quindi quel bottone diventava tuo. E allora si andava spesso a casa senza bottoni. Si prendevano pure delle sgridate, però eravamo piccoli, quindi non era, diciamo, uno scandalo pubblico. Certo. Lei poi diceva che c'erano delle cantine, sì, erano frequentate? Dunque, io un'esperienza ce l'ho direttamente perché mia madre aveva una cantina bar, che poi è diventata un bar. Erano frequentatissime, quella nostra in modo particolare perché mio padre era sportivo, tifoso, allora c'erano i famosi Coppi e Bartali, quindi oppure
tifosi di squadre di calcio, Torino e Juventus, erano gli anni dopo la guerra, quindi c'era questa rivalità. E lì il cantino, bar, che poi è diventato bar, ci si radunava proprio per discutere animatamente. Poi arrivò la televisione negli anni 54-55 e tutta la sera era affollata, si mangiava in fretta per andare a prendere il posto a vedere o Mike Buongiorno o Mario Riva. Era una vita un po' scandita da queste cose praticamente. Che si consumava in cantina? Quali erano le Quella più bevande? economica era la gassosa, quindi appena si entrava al bar si prendeva il posto, la gassosa oppure anche un caffè in genere, non so, qualche altro, un succo di frutta, però diciamo erano consumazioni molto alla portata di tutti. Il vino si consumava? Il vino si consumava, nel bar un po' di meno, nel bar un po' di meno, però nelle cantine c'erano diversi bevitori che molte volte non era nemmeno bello vederli, però forse era l'unico rimedio al lavoro, ai sacrifici che si faceva, perché chi lavorava allora veramente faceva dei sacrifici. Lei che lavoro ha svolto? Io mi sono laureato in lettere moderne, ho insegnato a Castiglione 33 anni alla scuola media, poi nel 2002 sono andato in pensione. Com'era la scuola quando lei ha iniziato ad insegnare? Ma la scuola, diciamo, io mi trovavo bene perché i ragazzi, penso anche adesso, bisogna saperli trattare, cioè nel senso che noi diciamo i ragazzi di oggi sono diversi, è vero, forse sono un po' diversi perché il progresso da un punto di vista è stato positivo, da un altro punto di vista è stato negativo. Però i ragazzi di una volta, anche se molti lavoravano ne nelle campagne perché avevano del bestiame o meno, e quindi erano poco portati allo studio, però c'era rispetto, c'era se tu alzavi la voce ti ascoltavano, cosa che da quando sento e quando leggo oggi non succede quasi più, insomma. E secondo me il punto cruciale è stato quando sono entrate le famiglie nella scuola, la riforma scolastica, cioè le famiglie sono entrate per dire la loro, per comandare, per imporre le loro opinioni agli insegnanti, e questo non va bene, quindi ecco perché molte volte la scuola non sortisce gli esiti che si vorrebbe ottenere. Ha qualche ricordo in particolare che le è rimasto impresso del periodo del suo insegnamento? Ma particolare proprio no, però sinceramente gli alunni le ricordo tutte, anche quelli più vivaci che molte volte richiamavo, sono i primi quando li incontro a salutare, quindi è rimasta questa forma di rispetto che noi apprezziamo non singolarmente, però in generale la persona anziana accetta molto volentieri. Senta, oggi come passa il suo tempo? Oggi leggo, però precedentemente, già da quando sono andato in pensione, mi sono dilettato ad andare un po' in bici, poi a giocare a tennis. Ultimamente mi ero dedicato alla raccolta di asparagi e funghi, però adesso all'età che ho, tra poco, tra parentesi, compirò 84 anni, il mio tempo preferito lo passo leggendo. O anche rileggendo cose che mi erano piaciute quando ero giovane. Senta, per concludere, che ricordi ha del periodo della guerra? Dunque, io sono nato nel 39, ricordo quando c'erano 3-4 anni, a Castiglione c'erano i tedeschi, quindi me li ricordo, anzi, c'era prima. Vicino a casa dove stava c'era la casa del fascio e vedevo questi ragazzi giovanotti tutti inquadrati che passavano. Poi durante l'occupazione dei tedeschi ricordo in particolare
quando misero fuoco all'edificio scolastico, perché io abitavo lì nella piazza e avevo 4 anni, non so, 4-5 anni, e vedevo il fumo e le fiamme che uscivano fuori e mi è rimasta impressa questa. Va bene, allora grazie al signor Pasquale, grazie e buona giornata. Grazie a voi, se sono stato un po'